Buongiorno a tutti e bentornati a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Oggi è mercoledì 21 febbraio 2018. Buongiorno a tutti, buon pranzo per chi si sta, non, per chi sta andando in pausa o per chi sta cominciando a prepararsi il pranzo. Buongiorno davvero a tutti ed eccoci qui con una nuova puntata anche oggi per parlare di Milano, della città metropolitana di Milano e dei suoi protagonisti. Quest'oggi infatti usciamo appena fuori dal confine del comune di Milano, uno dei primi comuni che trovate andando verso ovest, si potrebbe dire, e approdiamo in quel di Cornaredo e abbiamo qui con noi ospiti il sindaco di Cornaredo, Iuri Sant'Agostino. Buongiorno Iuri. Buongiorno a tutti. Buongiorno signor sindaco, potremmo dire in questo caso. Allora, Cornaredo, appunto dicevo, questo paese barra cittadina, ormai insomma quanti abitanti vi fa? 20.500. 20.500 abitanti, insomma alla faccia del paese, verrebbe da dire, appunto andando verso ovest, fuori Milano, su quella che tutti conoscono come la Via Novara, diciamo sempre andando verso il Piemonte, prima, molto prima del Piemonte si trova appunto Cornaredo. Cornaredo che proprio ieri abbiamo trovato sulle pagine del Corriere della Sera, e insomma è bello vedere che per una volta non stiamo parlando di problemi, di cose, ma anzi è una bella notizia, no? Sì, è un bellissimo progetto che abbiamo vinto i Poli Social Awards insieme ad alcuni ricercatori, alcuni professori del Politecnico e che prevede la creazione nelle nostre scuole di due laboratori multisensoriali per ragazzi che hanno delle fragilità intellettive. Quindi è un progetto che è stato presentato in collaborazione con le scuole, con alcuni ricercatori del Politecnico, con il Comune e con altre associazioni del nostro territorio, che è stato premiato come vincitore e quindi dal prossimo mese di marzo cominceremo a realizzare questo laboratorio in cui i bambini potranno giocare e saranno loro i padroni di casa, diciamo. È interessante vedere come appunto vi viene dato un, vincete un premio proprio che ha a che fare però con l'educazione, no? Che insomma è stata anche un po' il leitmotiv dell'ultimo anno, un po' con Naredo, perché finalmente ha preso vita la nuova scuola, che insomma è una cosa che il sindaco so che ci teneva Sì, molto e tantissimo. che diciamo anche però non si aspettava diventasse così bello questa cosa, cioè diceva prima che comunque rimani sempre colpito da quello che avviene in questo tipo di scuola, grandi chef, ricordiamo è un alberghiero, giusto? Allora raccontaci un po', com'è andata? Allora a settembre si è aperto il primo anno scolastico per quanti studenti? Più di 100. Per i primi 100 studenti Sì. appunto della prima classe dell'alberghiero di Cornaredo, come sta andando? Sta andando molto bene, so che il preside mi diceva che per il prossimo anno sono già state formate in via di formazione quattro prime e quindi sta andando davvero molto bene. È partito prima di Natale il ristorante didattico, il giovedì si può prenotare per andare a mangiare all'interno della sala ristorante dell'istituto alberghiero Olmo di Cornaredo e grazie alla collaborazione poi con il nostro chef stellato Davide Oldani i ragazzi hanno la fortuna di poter incontrare ogni 15 giorni, ogni mese, degli chef stellati che raccontano la loro vita, la raccontano come sono diventati quello che sono ed è davvero entusiasmante avere avuto Bottura 2 settimane fa che raccontava ai ragazzi come è diventato Bottura. Credo che per un ragazzo che vuole fare quello nella vita, che vuole fare lo chef, ma vuole che lavorare nel campo della ristorazione e dell'alimentazione sia una cosa bellissima. Ed è anche molto interessante vedere come appunto questo nuovo istituto stia dando anche proprio una scossa al movimento degli istituti alberghieri, per cui anche gli altri istituti si stanno muovendo per rimanere comunque diciamo al passo e alla modernità che questo istituto sta cercando di portare. Quindi educazione che è diventata, insomma, state rischiando di diventare voi lo Human Technopole dell'Ovest Milanese. No, Cioè. aspettiamo lo Human Tech Ball. Speriamo che anche Ok. quella sia un'opportunità per tutto il territorio, ovviamente non per Cornaredo. Aspettiamo che arrivi dopo il 2020, dovrebbero concludersi tutti i progetti, Che anche quella è cosa una grande sa il sindaco di occasione. Cornaredo, lo Human Technopole, che ho tutti i sindaci che arrivano che sono in aria, no? Diciamo, insomma, non basta, il Cornaredo confina con l'area no, c'è cioè di No, mezzo no, no, no. ro, però comunque appunto è uno di quei comuni che ne si risentirà sicuramente, come ne ha risentito di Expo appunto. Sì. Che cosa sa il Speriamo più sindaco di di Expo, Cornaredo? speriamo di risentirne positivamente più di Positivamente Expo, ovviamente, perché sì. in realtà durante Expo pensavamo anche noi che sarebbe stata una grandissima opportunità per il territorio e per tutti i comuni del territorio. In realtà così non è stato. Expo era un evento che iniziava per gli utenti, iniziava e si concludeva all'interno dell'area e quindi nessuno poi, salvo chi ha usufruito delle strutture ricettive, è andato poi nei comuni intorno al sito di Expo. Speriamo che invece con lo Human Technopole, anche perché ci saranno molte più persone per un periodo non determinato ma indeterminato, speriamo che quello si possa portare sia dal punto di vista dello sviluppo industriale e innovativo, sia dal punto di vista
dei ragazzi che poi saranno all'interno del campus della statale, opportunità per tutto il territorio. Sappiamo che i lavori dovrebbero terminare nel 2023, questo okay, è quello che sappiamo. Viene da dire, il suo ex pro Michael Naredo ce l'ha da 2 anni, è una cosa stranissima che è successa, io mi chiedo ancora come sia successa, nel senso che un olandese in giro per l'Italia cercando un campo dove piantare qualche migliaio di tulipani approda con Naredo, sì. E fa un miracolo. Qualche migliaio sia stato basso, perché 350.000 tulipani. Quest'anno sono di più dell'anno scorso. Di più dell'anno scorso. L'area è leggermente, è la stessa, ma è leggermente più grande. Quest'anno ci stiamo organizzando anche dal punto di vista della viabilità. Che qualche problema me l'ha dato. Qualche problema. No, non ce l'aspettavamo. Molto onestamente, non ci aspettavamo questi numeri, non ci aspettavamo neanche mediatico. Visitatori? Più di 1.000 persone al giorno. Quindi più di 1.000 persone al giorno. È lo stesso numero dei nostri abitanti, perché poi è rimasto aperto 20 giorni, quindi più o meno una parte era di Cornaredo, ma la gran parte no. Quindi quest'anno ci stiamo preparando anche dal punto di vista della viabilità, per evitare che i disagi siano tanti. Lo scorso anno non ce l'aspettavamo e devo dire siamo stati sorpresi positivamente, nel senso che forse l'avevo accennato quando ero venuto qua l'anno scorso, ma non c'era ancora quell'onda mediatica che poi è seguita, perché tutti i telegiornali devo dire che quasi anteprima ce l'hai data la notizia, devo dire che questa cosa l'abbiamo saputa, tant'è che poi Edwin Coman, sì. L'olandese di Cornaredo, appunto, è venuto poi qualche settimana dopo a raccontarci, sì. Anzi, adesso poi lo cercheremo perché lo vorremmo ancora qui, e davvero non, al momento non si aspettava una cosa del genere, poi c'è un'onda mediatica pazzesca intorno, sì. A questo. Sì, sì. E sono stati 20 giorni davvero in cui Cornaredo è stato il centro della città metropolitana. Sì, cioè, c'erano tantissimi telegiornali, anche a livello nazionale, che parlavano del campo di tulipani di Cornaredo, ed è stata sicuramente una notizia positiva. Prima dicevamo i giornali, i media non parlano soltanto in questi giorni di Cornaredo in termini negativi, quello era sicuramente un termine positivo per il nostro comune. Quindi insomma, anche quest'anno attenderemo l'arrivo verso marzo-aprile, dovrebbe essere. Metà marzo. Intorno a metà marzo, quindi l'arrivo dei tulipani. Però insomma, il sindaco lavora su Cornaredo anche su altre questioni. Domani va a Roma, sindaco Cornaredo, per portare proprio delle istanze di chi a Cornaredo vorrebbe lavorarci. Domani andiamo a Roma perché ci ha convocato il Ministero dello Sviluppo Economico, perché abbiamo un'azienda in crisi dove inizio gennaio, Colgar, dove inizio gennaio sono arrivate 81 lettere di licenziamento ai dipendenti, e a questo punto ci sarà un incontro. Noi abbiamo incontrato sia l'RSU, sia i lavoratori, sia i sindacati, ma anche la proprietà, per capire un po' quali sono le intenzioni. Domani il Ministero dello Sviluppo Economico ci ha convocato, le due parti interessate, ma ha convocato anche l'amministrazione comunale. Noi volentieri, visto che abbiamo detto all'RSU che saremmo stati vicino ai lavoratori, lo siamo anche fisicamente. Ecco, allora, ne approfitto di avere qui un sindaco giovane che spiega bene le cose, che parla una lingua comprensibile. Spesso ci si chiede, no, quando si vedono anche le immagini con questi tavoli di trattative, no, che dalla parte uno, dalla parte l'altra, 4 foto e poi... Che cosa davvero può però fare un'amministrazione comunale? Nel senso che ovviamente non è vostra l'azienda, non sono vostri lavoratori, però siete interessati a esserci, anzi volete, sì. Esserci. Cosa può fare? Ci siamo perché ci sono 81 caso? Famiglie nel nostro territorio, quindi siamo interessati ai destini di quelle 81 okay. famiglie. Diciamo che in questa fase stiamo cercando di farci un po' da coordinatori, visto che è una fase molto complicata e molto difficile tra sindacati e azienda, per capire quali sono davvero le intenzioni dell'azienda. Capire se ci sono anche degli operatori, e sembra che ce ne siano, almeno a parole, interessati a rilevare l'azienda, anche perché per bocca dei lavoratori l'azienda è ancora valida e ha ancora senso che continui a produrre nel nostro territorio. Dopodiché siamo interessati al fatto che un'azienda storica come Colgar, che nel territorio di San Pietro ha fatto la storia davvero, è cresciuta insieme ai sanpietrini, non abbandoni quel territorio. Dall'altro caso c'è la fase 2, quindi quella in cui si dovesse continuare, dovessero davvero venire formalizzati definitivamente i licenziamenti, in cui ci sarà da mettere in campo delle politiche attive del lavoro per i lavoratori che cercheranno a quel punto lavoro. Ma di questo non ne parliamo, cerchiamo di risolverlo prima, per non arrivare a quella fase. Ecco, appunto, quindi diciamo, il comune va, in quanto appunto dicevi 81 famiglie interessate, l'azienda, dal suo punto, perché dice chiude
delocalizza, qual è il motivo? No, non delocalizza, no. Chiude, ma non sono chiari neanche a questo punto i confini, perché la proprietà cinese non si capisce bene quali sono le intenzioni. Si dice che manchino le commesse, in realtà adesso, nonostante la lettera di licenziamento, i lavoratori continuano a lavorare per terminare le produzioni e le commesse che hanno, quindi come dire, da questo punto di vista non c'è sintonia tra chi dice non ci sono commesse e i lavoratori, i sindacati che invece dicono le commesse vanno cercate perché ci sono. Siamo ben oltre la metà del mandato, no, da sindaco, quindi ormai quasi si vede il traguardo in fondo. In questi casi poi soprattutto non sa mai se è un traguardo o se è solo un primo giro, perché insomma no, potete fare più di un giro, quindi non ti chiederò se ti ricandiderai, No, pensavo mi dicessi si vede dei capelli bianchi, in realtà in parte sì, non lo so, manca ancora più di un anno, ci sono tante, anche a livello personale, tante cose che accadranno da qui ad un anno e quindi, okay. Come dire, devo decidere io, poi decideranno anche i partiti che mi sostengono. Immagino. Comunque, tiriamo un po' un bilancio un po' preventivo prima della fine, quindi comunque puoi ancora poi correggere in corso d'opera, volendo, se c'è qualcosa ancora che non hai realizzato. Com'è andato comunque il bilancio? Com'è fare il sindaco? È un'esperienza straordinaria, bellissima. Credo che sia equiparabile a poche altre esperienze che ti possano capitare nella vita, sia nel bene che nel male. Credo che sei al centro di tutto e responsabile di qualsiasi cosa, appunto nel bene e nel male, succede. Quindi è bello quando si parla dell'istituto alberghiero dei tulipani, ma poi ovviamente non c'è solo quello, anzi quello è una piccola parte di quella che è l'attività di sindaco, che molto spesso capita, soprattutto con i social della società moderna, di essere al centro delle critiche, a volte in maniera corretta, nel senso che non siamo perfetti su alcune cose e non riusciamo ad arrivare. No, visto che sei un sindaco sincero, allora dimmi la critica che ti ha fatto più male, perché era proprio ingiusta quella, e invece la critica che hai detto, beh, stavolta però hanno ragione, dai. Ma no, in realtà non ce n'è una specifica. Sono le critiche ingiuste quelle in cui magari si raccontano cose che non sono reali, che non sono vere, quindi invece di approfondire, invece di chiedere come sta una cosa, una situazione, si parte in quarta a dire ecco, quella è una cosa sbagliata. Poi ci sono gli insulti gratuiti, che quelli non fanno mai piacere. E poi invece ci sono critiche in cui si dice questa cosa non è ancora fatta, e su quello si ha ragione. Se c'è una cosa da fare, che si condivide il fatto che deve essere messa in atto, deve essere messa in campo, ci sono dei tempi purtroppo burocratici dell'amministrazione che non sempre vengono compresi e capiti, per cui uno dice anch'io vorrei stringerli. In quel caso ci sono momenti in cui la critica è corretta. Quando mi si dice che un marciapiede è inaccessibile a un disabile, quella è una critica corretta, quindi la si prende, la si segna sul taccuino, ormai sull'iPhone, e poi si cerca di sistemarla. Ecco, come è andato il rapporto appunto con la burocrazia, con la lentezza? Ne parlavamo ieri nella puntata di Good Morning Milano, proprio di pubblica amministrazione, di quanto la pubblica amministrazione è lenta di suo, ma spesso volentieri forse si dimentica che bisogna anche essere un po' più lenti, perché a volte deve anche un po' riflettere, la pubblica amministrazione non può andare di getto, ma magari un sindaco vorrebbe invece risolvere il problema immediatamente, appunto, mi viene in mente, non so, la buca o queste cose. Quando ha imparato, se ha imparato, a convivere con le due velocità? No, non ho ancora imparato in realtà. E il problema è che sì, come dicevi tu prima Fabio, un sindaco vorrebbe, una volta che ha trovato le risorse, che sono forse la parte più complicata, e ha deciso che quell'intervento va fatto, vorrebbe schioccare le dita e vedere quell'intervento sistemato. In realtà, in alcuni casi anche giustamente, ci sono dei passaggi burocratici come le gare, ma quello sono una questione di trasparenza che uno accetta volentieri, che però non sono lo strumento migliore, perché ci è capitato di fare delle gare in cui abbiamo trovato un operatore validissimo che ha svolto i lavori benissimo, altre gare quindi con un percorso trasparente e tutto il resto, che però, dove però l'operatore non si è dimostrato all'altezza del compito che doveva svolgere. In quel caso, o ad esempio adesso abbiamo è terminata qualche settimana fa la gara sull'illuminazione pubblica per cambiare tutti i punti luce di Cornaredo che verranno nel prossimo anno portati a LED. La gara è terminata l'8 febbraio, se non sbaglio, stanno valutando le offerte, i tecnici, i lavori partiranno prima dell'estate, perché c'è una parte in cui chi vincerà dovrà preparare un progetto esecutivo, ci sarà una parte da aspettare, un tempo da aspettare per verificare se arriveranno dei ricorsi da parte di chi non ha vinto la gara, mentre invece al sindaco, come a tutti, credo piacerebbe partire domani con i lavori. Questa cosa però non è possibile. Sarebbe più così. Ecco, quindi insomma, diciamo, non è facile convivere con questo, con la burocrazia, con questo mondo fatto di carte. A volte la si comprende, a volte si condivide quello che è il sentire comune, che ci sono degli appesantimenti che non... Cioè, quindi anche un sindaco se ne faccia a volte un po' troppo, Sì, sì, sì.
Immagino appunto che poi questa cosa sia, cioè con il lavoro con gli uffici, infatti sarete sempre lì a dover trovare, a farla calmare, anzi, magari sono gli uffici che fanno calmare il sindaco a un certo punto e No, dice. no, no, diciamo che a volte siamo sconfortati perché sappiamo che ci sono dei tempi tecnici che dobbiamo aspettare, quindi. L'anno scorso all'incirca di questo periodo, mi sa che no, poco prima di questo periodo eri appunto qua ospite con noi e ci raccontavi che volevate. C'era una zona di Colmenaredo che si lamentava il fatto di essere un po' rimasta indietro nel tempo, mi verrebbe da dire, cioè tagliata fuori dalle comunicazioni moderne. La buona notizia è che finalmente Sì, invece, no. grazie all'intervento in realtà di un operatore, però insomma avete forse insistito abbastanza per cui. Di un operatore privato e di un operatore di telefonia, su grande insistenza dell'amministrazione comunale e del sindaco, in primis, che credo abbia rotto le scatole a tutti gli operatori di telefonia, è stato finalmente Cascina Croce arriverà la fibra ottica, e questo sicuramente rispetto all'anno scorso, dove a proposito di critiche, di criticità, evidenziava questo fatto, sia che tutta la città, tranne questo quartiere, che però ha tanti abitanti, non era cablato con la fibra ottica privata, dopo tanti mesi hanno fatto i lavori, adesso credo che sia questione anche lì di tempi burocratici per attivare la linea e poi garantire il servizio anche ai residenti di Cascina Croce. Ogni tanto invece la burocrazia fa bene perché insomma grazie a una legge dello Stato, grazie a una legge voluta, molto voluta ad esempio dall'associazione Libera così, si può finalmente convertire dei luoghi confiscati alle varie mafie, diciamo tutte quante, in luoghi di utilità sociale comune o comunque che appunto il comune possa poi utilizzare. È successo anche a Cornaredo, È successo giusto? anche a Cornaredo, abbiamo Che avuto insomma, da una questo. parte porta una brutta notizia in sé, nel senso che comunque c'è una Sì, presenza, c'è l'andrangheta. c'è la 'ndrangheta, c'è una presenza mafiosa all'interno dei nostri territori. Dall'altra, la notizia positiva è appunto che si riesce a contrastare e che porta a un bene comune. Sì, noi avevamo preso in gestione questo bene confiscato 2 anni fa, un ex mobilificio, e abbiamo fatto questa richiesta nel maggio 2016 su un bando del governo, il bando bellezza del governo, che serviva proprio per intervenire su quei luoghi culturali, ma anche quegli edifici pubblici. Ovviamente il bene confiscato non è il luogo culturale, ma un edificio pubblico, da mettere in sicurezza e da riqualificare. Qualche giorno prima del 2018, dell'inizio dell'anno, abbiamo ricevuto questa graduatoria da parte del governo, dove il bene confiscato di Cornaredo ha ricevuto questo finanziamento di 1.261.000 euro, che ci servirà per riqualificare lo stabile e per andare anche alla ricerca di altre risorse, perché lo stabile non è ben messo. E in quest'anno abbiamo lavorato insieme a Fondazione Politecnico e adesso lavoreremo insieme anche a Libera, che ci aveva suggerito di rivolgerci a Fondazione Politecnico per affinare quelle che possono essere le destinazioni della struttura. Si pensa sicuramente a degli spazi per le associazioni del nostro territorio che sono importanti, sono la spina dorsale di una comunità, a degli alloggi di emergenza nella parte superiore perché con la crisi molte famiglie del territorio sono in grande difficoltà, ma poi mi piacerebbe cercare di far vivere il bene, il più ore possibile durante la giornata, quindi cercare di coniugare questa necessità anche con un'attività rivolta ai giovani, fatta dai giovani per i giovani all'interno della struttura. Visto che ormai stiamo diventando, abbiamo l'istituto alberghiero, abbiamo uno chef stellato, abbiamo un giovane pasticcere Nicolò che è bravissimo e che ha aperto il laboratorio a Cornaredo, ci stiamo trasformando un po' non nello Human Technopole, ma magari in un centro della ristorazione, dell'enogastronomia. Questa è una cosa sicuramente positiva, potremmo continuare all'interno del bene confiscato. Non abbiamo ancora le idee chiarissime, nel senso che ovviamente una destinazione di un bene come quello, di un'attività come quella, è molto importante, quindi stiamo cercando di farci aiutare in questa definizione e di affinare anche quelle che sono le intenzioni che abbiamo. Contiamo di partire però con i lavori, ecco, entro la fine della legislatura, non per metterci il cappello, ma perché vorremmo vederlo subito e il prima possibile, al netto dei tempi burocratici, a disposizione di tutta la comunità. Ecco appunto, prima della fine della legislatura, cos'altro è che Iuris D'Agostino voleva fare e non è ancora riuscito a portare a termine? Ma c'è il bando dell'illuminazione pubblica, questo contiamo di partire coi lavori entro la fine dell'estate, che credo farà cambiare il volto al territorio, perché abbiamo 3.500 pali di Dopo, però, illuminazione pubblica. sindaco, se poi dopo sui social scrivono: ecco, arrivano le elezioni, si rifanno le strade, si fa l'illuminazione, non si lamenta a quel punto, Beh, dai. questo lo dicono sempre, lo dicono tutti, e io rispondo che facciamo talmente tante elezioni in Italia che praticamente se dovessimo stare a vedere tutte le elezioni non faremo più niente. In realtà,
non, i tempi non vengono definiti, anzi non vengono mai definiti in base a quello, ma vengono definiti in base ai bilanci. I bilanci ti portano a spendere all'inizio dell'anno, a metà dell'anno e anche in alcuni casi alla fine dell'anno. Noi adesso ad esempio domani cominciamo un lavoro su un ponte in via Ghisolfa, lo cominciamo a fine febbraio praticamente, ma la gara l'abbiamo cominciata a dicembre, le risorse le abbiamo stanziate a fine novembre, quindi come dire, non è che arriviamo lunghi perché vogliamo arrivare a sto lezioni, ma perché ci sono i tempi che vanno rispettati, quelli sono. Dopodiché devo dire che dal punto di vista politico non so quanto convenga a un'amministrazione fare i lavori prima delle elezioni, perché rischiano di avere l'effetto boomerang, quindi di far vedere, di pensare che uno lo faccia solo perché non hai fatto niente fino adesso, quando invece insomma fa vedere che invece si bisogna fare tutti i giorni. Insomma, appunto, una città con le sue problematiche, diciamo, quella del bene confiscato alle mafie appunto è una bella notizia dal punto di vista, ma ahimè fanno notare che comunque sono un territorio sempre più dove l'andrangheta ormai ha messo radici. Sì. Come va la collaborazione con le forze dell'ordine? Appunto, spesso si parla di questa sicurezza, spesso troppo volentieri magari sbandierando cose che con la sicurezza poco c'entrano, quando invece appunto sono altri problemi. Sì, sì, ma devo dire che abbiamo la fortuna di avere anche un maresciallo, ma tutto il corpo dei carabinieri del nostro territorio validissimo, quindi c'è grandissima collaborazione sia con l'amministrazione ma soprattutto con le forze dell'ordine. Quando parliamo di bene confiscato io dico sempre, guarda che non siamo degli eroi, ci sono dei sindaci che sono eroi, penso ad esempio ai sindaci del sud Milano che l'affrontano davvero, la mafia ci mettono molto spesso la faccia. Non sono tanti chilometri da Cornaredo. No, non sono tanti chilometri da Cornaredo, anzi sono pochissimi. Però credo che quello che mi ha stupito è che ci si indigna di più per la buca piuttosto che per il fatto di sapere che sul proprio territorio c'è l'andrangheta, e questo secondo me è qualcosa su cui un'amministrazione, ecco, ma tutta la società deve lavorare. Perché? Cioè, perché forse l'andrangheta non ha quel volto che ci si aspetta, magari appunto della lupara in mano o che comunque non mi hanno sparato in casa. Cioè, è proprio per quello. Secondo me è proprio per quello, perché non è un'andrangheta legata al sangue, quindi che non fa interventi, iniziative eclatanti, ma che siamo forse abituati a sapere che esiste. Come possiamo fare a starne alla larga, ma soprattutto a non aiutarla magari anche senza volerlo, perché a volte magari uno cade in un errore. Raccontando cos'è l'andrangheta e cosa fa, oltre ai crimini di Stato, ai crimini efferati che vengono commessi, raccontando che la mafia inquina un sistema e inquina la bontà di un sistema, e purtroppo riesce a farlo a tanti livelli. Raccontando, a cominciare dalle giovani generazioni, infatti quest'anno cominceremo una collaborazione con Libera perché anche i giovani vengano formati su quello che è la mafia e su cosa fare, anche per avere gli anticorpi per non cedere. Ecco, è un tema secondo me che è importante parlare, soprattutto perché mi sembra che stiamo in un periodo in cui si è abbassato un attimo la guardia. È stato un momento in cui se ne è parlato tanto, adesso ultimamente non se ne parla più così tanto, ed è proprio quel momento in cui poi la mafia colpisce e mette colpire vuol dire mettere le radici, non vuol dire appunto fare efferati, chissà cosa, chissà quali stragi, che per fortuna non avvengono. Un altro problema secondo me, e so che nell'Ovest Milanese comincia a far sentire anche lui, è quello di un ritorno di un certo voglia di fascismo, chiamiamola così, di una certa voglia di una destra un po' troppo estremista, chiamiamola così. La zona ovest di Milano comincia a essere abbastanza toccata da certe situazioni. A Milano in realtà pochi giorni fa, anche dall'altra parte, l'ennesimo sfregio a murales a favore dei partigiani, ad esempio. Anche qui, come possiamo fare per parlarne senza però avere l'effetto contrario, nel senso quasi di fare pubblicità a queste realtà? Beh, raccontando quello che non è fascismo. Ecco, a proposito di critiche ingiuste o altro, mi ricordo che qualche mese fa avevo ricevuto una critica molto, molto grave, infatti avevo pensato di agire per via legale, perché mi sono preso del pezzo di immaginate voi cosa, per aver chiesto che da una mostra di modellismo venisse tolto il busto di Benito Mussolini, che mi sembrava, visto che c'era il patrocinio dell'amministrazione comunale, che quella cosa avesse senso. Credo che anche in questo caso dobbiamo raccontare ciò che è stato il fascismo, perché a volte anche sui social girano come dire, dei flyer o delle propagande che raccontano quello che ha fatto il fascismo e sembra che abbia fatto tutto il bene dell'Italia. In realtà il fascismo comincia con la marcia su Roma, col delitto Matteotti e con la mancanza di democrazia in un paese, che non credo sia conciliabile con il livello di democrazia, con tante criticità, tante difficoltà
a cui siamo arrivati. Ecco, una cosa che mi fa sorridere ogni tanto è pensare che questa, quello che viene scritto, quello che viene detto, quello che viene raccontato da chi fa espressamente riferimento a questa ideologia, se ci fosse stata un'ideologia come il fascismo, non avrebbe potuto avere la libertà di raccontarlo. E questo dà un po' la misura di quello che il fascismo è stato nel nostro paese. Perfetto, Yuri, allora io ti ringrazio tantissimo, siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento, beh, ci vedremo, non tocchiamo il tema sulle elezioni regionali e tutto, che so che abbiamo tante amicizie in comune che sono anche candidati alle regionali, ne rivedremo, anzi ricordo che il 26 qui su Milano News alle ore 18:30 potete seguire lo speciale Il Candidato in cui passeranno tutti quelli che vorranno, tutti i candidati di regione che vogliono possono venire qua a raccontare. Al momento, sappiate, abbiamo aperto le prenotazioni e abbiamo già 36 candidati che hanno deciso di venire qua a presentarsi e metterci la faccia e raccontare la loro idea di Lombardia. Quindi, insomma, un bel momento di democrazia che siamo ben felici di ospitare. Io davvero, io ti ringrazio tantissimo, buon Grazie a voi. lavoro ancora. Poi ci farei sapere appunto allora, se ti ricandiderai o no. Beh, poi ci risentiremo allora il prossimo anno, andate il prossimo anno primavera alle elezioni, giusto voi? Sì, maggio di solito. Maggio del prossimo anno, perfetto. Grazie mille davvero e buon rientro con me. Grazie a Allora. voi. Grazie anche a tutti voi, l'appuntamento come sempre ore 18 con l'informazione di Milano All News edizione della sera e Good Morning Milano torna domani mattina alle 12:30 sempre qui in diretta. Grazie mille, arrivederci e a presto.